Non pensate di distinguere come si è fatto tradizionalmente tra proposte locali e poi proposte più complessive di governo nazionale. Bisogna avere una certa coerenza, una certa continuità. Domenica tra Napoli e comuni dell'area metropolitana, quella del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che fin dalle prime ore del mattino ha continuato il suo tour a sostegno dei candidati a sindaco della sua coalizione alle elezioni del 3 e 4 ottobre prossimi. Tanto entusiasmo già dalla prima tappa a Melito. Qui il leader dei 5 Stelle è arrivato poco dopo le 9 in via Michelangelo, a sostegno della candidata della coalizione di centrosinistra Dominique Pellicchia. Presenti anche i parlamentari del territorio. Questo ha chiesto il presidente Conte, di votare per convinzione e di fare una scelta che possa rappresentare veramente un cambiamento per questo territorio. Un'amministrazione seria è un'amministrazione che al momento prende impegni, ascolta e che dal primo giorno si impegnerà per una Melito pulita, sicura, aperta e giovane. Subito dopo Melito, Conte si è poi recato per la terza volta a Napoli a sostegno di Gaetano Manfredi, prima a Barra e poi a Vico Equense. Nel primo pomeriggio il tour si è spostato in provincia, poco dopo le 15 a Fretta Minore, comune dove il sindaco Bencivenga gioca per la riconferma, sostenuto proprio da PD e 5 Stelle. Alle 16.30 invece ad Afragola, qui PD e 5 Stelle, insieme ad Europa Verde ed altre tre civiche, hanno puntato su Antonio Jazzetta. Dal palco, come ai nostri microfoni, grande l'attenzione al tema della legalità dopo le recenti denunce proprio da parte del candidato. Non faccio nome perché ho rispetto delle istituzioni. Credo che sia giusto che gli organi competenti, quindi in questo caso qua ho dato alla Commissione bicamerale antimafia la mia lettera e anche al prefetto, saranno loro a valutare se ci sono le condizioni affinché adottino dei provvedimenti per garantire un voto libero e pulito da Fragola. Nel nostro DNA è contrastare qualsiasi forma di corruzione, infiltrazione mafiosa e affermare assolutamente il principio di legalità. Questa è la prima premessa per poter poi governare bene. Dopo Fragola, villa comunale piena anche ad Arzano. Qui Conte è arrivato intorno alle 18 a sostegno della candidata Cinzia Ruta. Grazie Arzano!